Una calda accoglienza, quella tributata martedì 4 febbraio allo Splendor di Bari per la presentazione del film In viaggio con Cecilia, documentario su quanto oggi rimane del processo di industrializzazione della Puglia, avviato con tante speranze negli anni 60. E di speranza e non speranza si è parlato molto, prima e dopo la proiezione, presenti le registe Cecilia Mangini e Mariangela Barbanente. Volevo semplicemente mettere in chiaro alcune cose che riguardano questo documentario, per come Vivia si è trasformato dal sopralluoghi fino al montaggio di Lassandro. In realtà il motivo principale dal quale eravamo partite, la speranza dell'industrializzazione della Puglia, era poi approdata a un disastro ambientale di cui non si vedeva la fine. Via via, mentre il documentario veniva realizzato con le riprese, è diventato qualcosa di diverso, perché in realtà la domanda che si pone e che emerge dal montaggio come è stato fatto è: perché la politica si ritiene di poter impischiarsi del problema del disastro ambientale e di porre un argine a questo disastro ambientale? A presentare il film la presidente di Apulia Film Commission Antonella Gaeta e la docente dell'Università di Bari Francesca Romana Recchia Luciani. Taranto e Brindisi, due luoghi emblematici della parabola dell'industrializzazione, analizzati con la già nota passione di documentarista di Cecilia Mangini e con l'ottimismo della ragione di Mariangela Barbanente. Due generazioni, anche anagraficamente molto distanti, per raccontare la Puglia oggi, senza la lente distorta degli effetti speciali. Un film unico, due punti di vista, due modi diversi di fare cinema. Io e Cecilia abbiamo 40 anni di differenza, per cui siamo anche abituati a un cinema diverso. E alla fine ce l'abbiamo fatta.